A senza barretta, Savi, N capovolta perché un bollo e quindi al contrario, la U latina, Savinu, Savinus, la croce perché è un nome di chiesa. Ma per andare a Costantinopoli per parlare del nome del Papa, insomma, è un personaggio con degli argomenti Molto persuasivi. particolare. Il secondo papa è Sì, Savinu ha messo cinque papi sostanzialmente. Perché poi, diciamo, nelle cronache si parla anche di quando fu accusato di stregoneria. E testuali però sta scritto, sì perché sicuramente era per quello, scomodo. era scomodo, allora, praticamente dice la fonte, Felice il Grande, Papa Felice IV, convocato Sabino al suo cospetto, fu turbato dall'incontro col servo di Dio, questo turbato c'è tutto, insomma. Vediamo un po' il battistero, immaginate questi ambienti laterali sono degli spogliatoi, no? La notte di Pasqua si vestiva con l'alba, l'alba ancora oggi, la veste candida che usa il sacerdote sotto la casa, si chiama alba. Praticamente ci si spoglia dell'abito vecchio e quindi con l'abito con l'alba. Si entra da quella parte e si esce da questa parte, perché tre gradini favoriscono la discesa in vasca, il battesimo di immersione totale. Si entra da quella parte e si esce di qua perché ad oriente nasce il sole è la luce, Cristo è la luce. Io muoio al buio del peccato, mi nasco la luce che è Cristo. In realtà di là c'era la porta che dava direttamente sulla cattedrale perché è poco noto, c'era anche la cresima. Infatti oggi la cresima invece si chiama il sacramento della conferma. Infatti, spero molto, è successo più di una volta che mi hanno fatto la domanda, ma come mai prima il battesimo veniva d'età adulta e adesso avviene d'età quindi... Allora, è semplice, perché prima quanti non arrivavano a 33 anni? La maggior La parte. maggior parte, quindi conseguenza è stato giusto farlo. Poi vi dico che Farlo io aggiungerei che un genitore, come ha l'obbligo dell'educazione civica del proprio figliolo, anche Beh, è l'obbligo possibile pure perché dell'educazione. era l'inizio dell'evangelizzazione, comunque Sì, no, no, vabbè, si è negli mantenuto perché poi in quell'età si è l'età della notte di Cristo, quindi... Però poi anni. Dei hanno pensato simboli. bene di farlo comunque l'età infantile, perché comunque perché la mortalità era altissima, quindi si muoviva e magari senza Prima di essere senza prendere grandi il battesimo. problemi. Noi abbiamo scavato più del necessario per capire cosa c'era di sotto. Ebbene, abbiamo intercettato il foro di induzione e di abduzione dell'acqua. E non mi risultano molti battisti con l'acqua corrente. È poco noto, a pochi metri da noi c'è Via De Gasperi. Via De Gasperi fino all'inizio del Novecento si chiamava Via delle Terme. Quindi Sabino che fa? Siccome è derivazione dall'acquedotto delle Terme Vella, che sono su via De Gasperi, all'attuale battistero, anzi al suo battistero, quindi può farlo perché è la verità assoluta. Diciamo che è un luogo carico di storia e di storia, quindi... Ma dicendo dove sta Da qua sotto, amore. Allora, chiaramente l'archeologia è una torta, no? Man mano che scavi, torni alla parte più antica, si intercetta una tomba del III secolo a.C., una tomba polisoma, vuol dire con più deposizioni. Io ve la spiego, poi vi Questo do tutte modo, tombe, sì, questi vi do modo cerchi. di affacciarmi. Ve la spiego, perché è un po' articolata la cosa. Viene chiamato Canosino del III secolo, in realtà di Canosino c'è solo chi l'ha ammazzato, sto poverino. È un cartaginese adulto di 43 anni, morto per morte violente, ma non in battaglia. Adulto, 43 anni, più che adulto, cioè prossimo all'aldilà, più che alla Vecchio. pensione, sì. Come fai a dire che è morto violenta? Perché praticamente qualcuno lo teneva Sì, fermo, qualcun altro gli cragnuzzo. conficca una spada che gli entra dalla nuca e gli esce dall'orbita dell'occhio. Non contento, fanno anche leva per staccare la spada, cioè praticamente gli fracassano tutto. Però la cosa che ci sorprende è la posizione del defunto, perché è una posizione che si chiama da caduta, che non vuol dire che è stato gettato giù, no, questo aveva un giaciglio in materiale deperibile, paglia, legno, consumandosi il letto funebre, lo scheletro collassa sul fondo della tomba. Il cranio, osservate, rimane invece sul cuscino di pietra che è proprio sotto di noi. Quindi a tutti gli effetti questo ha subito una morte atroce, crudele, però è stato sepolto con tutti gli onori. L'unica spiegazione che ci diamo è che è un veterano. Se ci fate caso le gambe sono arcuate, cioè tipico di chi va a cavallo. Invece mi diceva l'antropologo, il professor Sublimi Saponetti di Bari, che sia sui polsi che sulle caviglie ha trovato delle macchioline brunastre che tecnicamente si chiamano contatti da metallo. Quindi è stato portato in catena a Canusa. È come una moderna indagine poliziesca, è stato ricostruito verso il volto di quello che viene chiamato Canusino del III secolo. Solo i capelli non abbiamo ricostruito. Quindi... Cos'era? Da uno? No, è un Cartaginese. cartaginese. Che cosa è morto violenta? Come mai non ho sentito qui? Perché è un veterano.
quindi hanno dato rispetto, onore. Sì. Era un militare. Sì. Era un militare. È una militare arrestato. Anzi, ci fate caso, diciamo, lui è posto un po' da parte rispetto agli altri due che sono ammassati come sardine. Quindi probabilmente anche rispetto agli altri due lui è una persona leggermente più importante. Sì. Ovviamente la verità non è di questo mondo, però è la tesi più attuale, sì, più attuale. Diciamo che ci sta come è bello, Battista. Sì, sì. Sono un luogo grande che ha di storia di storie. Hai fatto la foto all'artista? Ora gliela faccio. Altre più piccola perché non è scavata nel banco di calcarenite ma in un banco argilloso, un banco argilloso che noi volgarmente a Canusa chiamiamo taddone, una sorta di argilla mista a terra, materiale che difficilmente si lavora, e a Canusa infatti posso avere una persona che difficilmente si convince, è quello un po' taddoso, dice, poi dice, invece quando diciamo se di Corsini c'è un caso clinico, non posso fare niente. La tomba viene scoperta negli anni 70, nel 72 per la precisione, quando fu realizzata la scuola, e dopo altre vicende viene abbandonata, recuperata dalla fondazione archeologica, e adesso speriamo per sempre. Da poco la fondazione, dicembre 2018, ha realizzato una realtà spaziale aumentata, realizzata da un concittadino, Donato Magneto, e donato alla Fondazione Archeologica, anzi se vuoi dire alla città. Quindi l'affresco prende vita, è un progetto pilota che noi vorremmo fare a Poggio Scocchiera, dove già siamo stati, e altre situazioni. Stiamo lavorando proprio perché la tecnologia sarà il futuro, sicuramente. Qualche secondo che parte il video, poi vi direte, insomma, se è il vostro periodo di vita. Siate i benvenuti in quella che fu la mia ultima dimora. Parliamo di tempi ormai lontanissimi, circa 2200 anni fa, quando Canusa si chiamava Canusium ed era la più importante città della Daunia meridionale. Il territorio era già romanizzato e la città era caratterizzata da una straordinaria vitalità culturale. Una delle manifestazioni di tale vitalità è proprio la struttura che state ammirando, l'ultima dimora per me e i miei cari. Si tratta di un ambiente ipogeo, sotterraneo, in quanto legato al regno degli inferi, comandato dal dio Ate. La mia tomba ha una ricca decorazione pittorica. Il linguaggio decorativo è opera di bravi artigiani, la cui arte era da tempo radicata nel territorio. Nel mezzo spicca l'elemento più importante, l'architrave, gli stipiti, le decorazioni, tutto ha la funzione di incorniciare una porta che ha un profondo significato simbolico. Non si tratta solo di dividere l'esterno dall'interno, ma lo spazio dei vivi da quello dei morti. Il regno oscuro che si trova oltre la soglia è lo spazio del passaggio, dove le scene pittoriche, proprio al di sopra dell'entrata, hanno la funzione di traghettare i morti nell'aldilà e rispecchiano l'unità del gruppo familiare e sociale, l'importanza della mia gens. Agli occhi della mia gente sono un eroe. La commemorazione epica della mia fama è stata voluta da chi rimane sulla terra, i miei discendenti. Il fregio narra il mio arrivo nell'Ade. A guidarmi Hermes Psicopomp, colui che guida le anime dei morti nell'oltretomba, riconoscibile per i sandali alati e il caduceo, il bastone da messaggero dove due serpenti si intrecciano. Io vengo dietro di lui,
In vita ero un personaggio in vista e vengo ritratto come un cavaliere ammantato, accompagnato da un palafreniere armato di lancia e scudo, che conduce per le redini il mio destriero. Davanti a me Cerber, il guardiano del mondo dei morti, colui che è guardia dell'Ives, del confine fra noi e voi, con le sue tre teste di cane voraci. Il cane mostro rappresenta l'orrore, il tumulto, l'oscurità, e si contrappone alla mia nobiltà. Alla destra un altro cavallo e due donne, figure del lutto, della lamentazione per la mia scomparsa. È il momento in cui sto passando da un livello all'altro di vita. Idealmente, la porta sarà il passaggio che mi condurrà oltre ciò che conoscevo. Io in cielo fiero e non temo di abbandonare questo mondo. Il mio sepolcro sarà la mia memoria. Che bello, bello, molto bello. È un progetto pilota che comunque speriamo di poter comunque portare. Soprattutto perché ricostruisce tutte le cose. La collina fu scelta sul fine del IV secolo a.C. per sensi ideologicamente dall'alleanza romano-carusia. Venne realizzato il tempio etrusco italico più grande del sud Italia, non come Agrigento, ma piuttosto come Pestum, in provincia di Salerno. Il tempio per questa facendo impazzire gli studiosi perché ha tutti e tre gli ordini, dorico, ionico e corinzio. L'unica spiegazione che ci diamo è che magari si allea la canosa greca con la Roma etrusca. In effetti l'unica, o meglio, la consacrazione del tempio è ad Atena per noi canosi, in Minerva per i romani. Quindi probabilmente è verosimile l'idea che si allea la canosa greca con la Roma etrusca. Il tempio sarà in piedi per tutta l'epoca romana. Nel VI secolo d.C. San Zabino, sempre lui, decide di abbattere il tempio pagano e dà vita a quelle che oggi sono i resti della basilica paleocristiana più grande del sud Italia. Non vi deve meravigliare la presenza a Canosa di luoghi così importanti, semmai che lo sanno in pochi. Questo sì, questo sì. Questo è vero, questo è scioccante. Tornando al sito, la basilica Sabino si ispira alla Santa Sofia di Istanbul, che lui vedrà nel cantiere, perché lui va nel 535-36, Santa Sofia si inaugura il 27 dicembre 537, quindi vede, porta a Canosa le messanze bizantine, porta l'impianto bizantino e soprattutto le correzioni, perché ha gli stessi difetti di fabbrica di Santa Sofia, che adesso vi spiegherò. La chiesa è sostanzialmente un doppio tetraconco, è mosaicato, con mosaici bizantini, la croce greca è nel cerchio. Qua abbiamo, questo non è pubblicità occulta la BCC, come dico io, ma è nota di Salomone. Salomone aveva avuto tante mogli, tante unioni, simboleggia anche le unioni tra i poveri, ma soprattutto tra cielo e terra, tra il creatore e il creato, bellissimo, un simbolo molto molto importante. Questa croce? No, questa di Salomone si chiama. Nudo. Sì, nudo di Salomone, che poi in realtà sembra una croce greca. Vedete, vi chiedo, che poi non vi spiego un attimino i difetti di fabbrica quali sono. Tecnicamente questa struttura si chiama pianta centrale quadrata o doppio tetraconco, cioè ha 8 absidi praticamente, 2 per ogni lato. Sì, sono 60 metri per là. Se tu non se l'aspetta certo a Canosa, cos'è? C'è Santa Sofia in miniatura, Santa Sofia c'ha 140 metri per lato. Sono due quadrati iscritti, inoltre due quadrati si tendono a muoversi perché siamo in zona sismica, che è un bel problema. Poi dovete immaginare la cupola centrale, ma sai che spinte che dava? Quindi di conseguenza il, diciamo, il corso d'opera si realizzano degli archi interni, così, così e così. Santa Sofia ha degli archi esterni, in Italia un esempio per il San Vitale a Ravenna, che ha gli archi, tipo gli archi gotici rampanti esterni. Queste invece creano una soluzione meno mediante estetica, perché comunque sono interni. Ma io vi ho detto in corso d'opera, come faccio a dire questo?
semplice, il mosaico non parte al di sotto dell'arco ma parte di fianco, quindi vuol dire che questi sono realizzati in corso d'opera. Quindi verosimilmente in corso d'opera la struttura iniziale avere dei problemi statici, piccoli dettagli ci dicono tante cose. Ah, l'hanno fatti dopo? Sì, in corso d'opera, durante i lavori di costruzione, probabilmente quando stavano montando la cupola, iniziava a capire qualche problema. Vi chiedo uno sforzo di fantasia, immaginate un quadrato sovrapposto a un rettangolo, il rettangolo del tempio ha 33x45 metri, è enorme, la chiesa ha 60 metri per lato, quindi al centro San Sabino, chi per lui recupera il pavimento del tempio, perché vi farlo se già c'era, questo ha 2400 anni, mentre ai lati, essendo più larga la chiesa, ha praticamente il mosaico che ha 1500 anni, di sotto i templi sono ambientati est ovest, a caso sono nord sud, però qua con un po' di arroganza diciamo di saperlo il perché. Se voi venite da nord, dalla pedra del tavoliere, il tavoliere va dal Monte Gargano all'Ofanto, quindi a Canosa. Quindi le prime alture che tu incontri da nord sono le alture di Canosa, quindi il tempio qua su è dove venivi da Foggia. Perché in antico l'importanza di una città parte noi, una parte si misurava, sì, quella era l'idea, che poi la cultura è quella greca. Sì. Non è che... Vi faccio vedere da vicino il simbolo dell'archeologica, ma che ormai di Canosa. Sì. Il tempio è giù. Esatto. Scusate se è poco. Atena. Per noi carosini Atene, Minerva, in realtà non è Minerva, perché Minerva è l'erba intesa, in questo caso è il diadema, probabilmente è Demeter, poi per noi carosini Minerva non si discute, ma così negli anni 20 del 900, quello che conta in realtà è che è uno dei pochissimi capitelli corinzio figurati al mondo, e così grandi non se ne conoscono, ben due sono qua a Canosa, primo quello di Tevolo, lo dico io, stiamo facendo di tutto per metterci almeno una tettoia sopra, perché non è normale che sia così, la burocrazia è una brutta bestia, è un freno a mano, per usare un termine legale. Sì, ma soprattutto forse meno te nella sporca per il momento, almeno diciamo diventa protegge, un invoco protettivo, sì, dato dal tempo. È assoluta come cosa che ho detto. Utilizza 550 e poi vogliamo dare la testa al torcio 535-36 il congiunto di Costantinopoli, senza più Napoli sotto. Cioè, tutti che... allora quindi quella è la data. Gli danno il via libera. Perché Giustiniano dava anche maestranze bizantine, soldi sostanzialmente, reliquie. Perché poi lui perché Sabino realizza quella chiesa e non altro? Semplice, smonta il tempio pagano, usa quel materiale per farsi la chiesa. Vabbè, l'hanno fatto perché il Duomo a Salerno, a fianco c'è Pomona, è la stessa cosa. Abbiamo sempre fatto così ovunque. Ma poi la chiesa sostituisce il tempio come cristianesimo. È giusto. E qua Sabino, certo, ma c'è anche un problema, Sabino, che bisogna in una maniera molto elegante. Atena si viene a Canosa sotto forma di Atena mitica, quindi la gente viene a chiedere anche la guarigione. Grazie. La chiedi a Madonna. Che fa Sabino? Oh, meglio ancora, cioè, con tutto rispetto alla Madonna, non è Madonna delle Grazie, perché quello è un culto che viene dopo. Ai Santi Medici, Cosme e Damiano. Ah, ok, San Cosme e Damiano. La guarigione, non dico oggi più. Bravo, il Papa che ha realizzato la cattedrale di Cosme e Damiano a Roma, e lo stesso, è Felice il Grande, lo stesso che scagiona Sabino dall'accusa di stregoneria. Vedi. È un particolare, anche questo ci stiamo studiando su. Mentre in età longobarda poi arrivano a Canosa le reliquie di San Onero, i canosini si vendono le reliquie di San Dimezzo sul mercato, e da allora questo luogo si chiamerà San Onero, che è un culto che si è sviluppato più dalle vostre parti e meno dalle nostre parti, pur essendo pugliese, perché San Onero è la vescovo di Brindisi. Sì. Infatti i mercanti trainesi vanno a Brindisi, trafugano le reliquie di San Onero, che è la vescovo di Brindisi, parte di queste reliquie resteranno a Trani, perché Trani era sotto la diocesi di Canosa all'epoca. La tesi del Tranese che dice che loro per rispetto al vescovo, dice la fonte che abbiamo noi, il vescovo impone di dare delle reliquie e si riconsacra in quegli anni proprio l'edificio a San Nero, anche perché i Longobardi fanno sì che, perché prima loro erano ariani, si convertono al cristianesimo e praticamente cosa fanno? Vanno a dare sviluppo anche a culti locali. Quindi ecco perché si riconsacra praticamente il sito a San Lorenzo, perché i Santi Medici provengono diciamo, dall'area comunque orientale. Ok, ci spostiamo nella zona meridionale, che ci sono altri tappeti musici particolari. Fino a Medioevo.
Qua altri tappeti musivi davvero particolari. Belli, molto belli. Il tema dominante è ovviamente quello della croce greca nel cerchio. Sono mosaici tipici del mondo Adriatico, Ravenna. Quello invece è tipico del Nord Africa, quello a palmetta, difficilmente lo trovate da altre parti. Ennesima vittoria che Sabino ha portato maestranze bizantine a Canosa. Sì. Non solo maestranze, ma anche dottori. Da una delle tombe del Battistero intercettiamo un individuo con il cranio trapanato quando era in vita. Come faccio a dire che era in vita? Perché calcificato, per calcificato. E infatti è poco noto, i bizantini hanno avuto contatti con gli arabi che hanno inventato forme rudimentali di anestesia a base di oppio, mandrago. Poveraccia chi capitava sotto i ferri, però bella epoca tecnologica. A San Pietro, 500 metri da noi, il luogo della prima sepoltura di San Sabino, Sabino si preoccupa di realizzare degli spazi, chiamiamolo ospedali, in realtà sono dei luoghi dove si approntavano anche delle operazioni come anche il Salas, Parto Cesare. E io scherzando ci dico anche il The Hospital, perché abbiamo trovato delle astucce, delle cannucce in bronzo che servivano per sfilare le punte di lancia, di feccia. Allora le punte di feccia hanno le alette, no? Allora se tu la vai ad estrarre, va la ceramica su, invece questo praticamente si conficca all'interno, vai ad estrarre la punta della feccia senza la ceramica tessuti. Cioè, però stiamo parlando comunque i rudimenti della medicina. Però se non si possono chiedere sempre miracoli, sono tutti anche attrezzati. Oggi è vero. Ne fa un uso molto personalizzato, è il dio del sole, il dio della luce. Questo per gli antichi girava e simboleggiava l'alternarsi delle stagioni. La Chiesa non sa quando è nato effettivamente Cristo. Quindi perché si sceglie il 25 dicembre, che è una data di comodo? Il 25 dicembre, vicino al solstizio d'inverno, il dio mite, il dio della luce, Cristo, per chi è cristiano, chi è? È la luce che venne ad abitare in mezzo a noi, il verbo che si fece carne. È poco noto, ancora oggi, la notte di Natale, da un punto di vista liturgico, si chiama la notte della luce. Quindi è poco noto. Quindi la Chiesa, figuriamoci, non è seconda a nessuna diplomazia. La zona esterna è un'area di vita e sepolture, anche di bambini, perché la mortalità è elevatissima, non è stata sino ad anni più o meno recenti. Cioè, fuori al Tempio c'erano le tombe. Alla Basilica, alla Chiesa. Alla Chiesa cristiana. La Chiesa viene dopo, il Tempio poi viene abbattuto e San Sabino si realizza. La Chiesa, sì, la Chiesa esternamente ha una serie di tombe anche di bambini, ma in questa zona si addensano perché abbiamo il mausoleo di San Leoncio, quindi un luogo appetibile per la sepoltura. A Canosa la zona più attraente per la sepoltura, senza ombra di dubbio, è praticamente San Pietro a 500 metri a linea d'aria, perché là c'era la prima tomba di San Sabino e quindi tutti o comunque chi poteva voleva seppellirsi vicino all'amato vescovo Sabino. San Sabino muore il 9 febbraio 566 dopo 105 anni di vita accertati e 52 anni di episcopato. Ma tu sapemmo? Ma pure per ora, ma pure per ora, da Toti, l'avete i Goti. Moriva a 30 anni, la media era 28, 30 anni. Lui nel 900 era 45. Cose, Sabino, è il protettore degli intossicati da venire, perché il suo arcidiacono, ansioso di diventare vescovo, pagò il servo per avvelenare la coppa del Santo Vescovo. Sabino arriva al malcapitato, bevi, e lui il servo preferisce bere per non avere la punizione. Sabino lo ferma, berrò io, ma vada con lui che ti ha pagato e dire che non sarà mai visto. Il vero che questo qua viene praticamente sepolto nel mausoleo di San Sabino a San Pietro. Quando abbiamo trovato San Pietro, il sito archeologico, esce fuori questo sacelo, questo mausoleo, che è tipo questo, quindi con una monoabside, e praticamente con una tomba vuota, perché Sabino poi fu traslato in cattedrale, è una tomba di un individuo morto per avvelenamento. Io pensavo più a una tradizione, invece ci c'era, sta. C'è una realtà. Sì, infatti Sabino dirà a lui, un misero vindegno, ti è capitato quello che predicavi. Infatti sulla cattedra episcopale che c'è a chi lo voleva morto. Sta scritto: tu che predichi la luce, attento a non finire nelle tenebre. Venga! Anche il figlio dice che ti vuoi dire. In mezzo al cavolo di andare.
Oh, mi merito anche un bacio stasera. Solo il mezzo. Stasera. Sento lei tutti i giorni. E no, ci vuole la traduzione, parla italiano. Tutti i giorni sono affettuoso. Non ci insegna a dire l'affettuosità. Beh, hai fatto una faccia brutta quando sono scesa di casa. Come? Troppo svestita. Troppo svestita. Sono troppo svestita. Sei svestitissima. I'm a bad one. Svestitissima. Dov'è il burka? Ce l'ho a casa trasparente, il capitano. Trasparente. Ma Marco, ma tu la fai uscire così a questa donna? Ma perché è uscita dopo di me? Ah, ecco. Io non sarebbe uscita così. Qui la posta mi ha mandato avanti. Esatto, sapeva già. È un pantaloncino un top. Fortunatamente me lo portate del letto. Marco, iniziamo a dettare avanti. È un vestiario da 14 anni. Vedi le ragazze, le minorenni vestono così. L'età delle Spice Girl è passata. Passata. Tutti dobbiamo accettare i cambiamenti. Elisa. Elisa, ormai quei tempi sono andati, ora c'è solo vecchiaia, figli, pannolini, riunioni di condominio. Ma metti la foto che a me la metà del tavolo, là. Non so se si... No, un po' già. Mille biberon, mille due. No, così mi sa che mi è tutto finito. L'ho vista a terra. Però una mia tal di mare, così mi inquadra le tette. Così. Che vuoi dire? Chissà che cosa stai inquadrando? Allora Lisa, cosa vuoi dire in questo tuo filmato porno? Lisa, cosa? Non so se ti stai inquadrando. Fantastica questa cosa, l'ho vista. Io voglio dire qualcosa. Lisa, dici di più su questo nuovo video. Non ti inquadra. Ce la fa? Mi taglia qui. Mettiamoci così. Mi taglia lì. Se lo mettiamo qui dietro. Ma noi sappiamo che il babbo ci viene di commentare. L'avete sentito? Abbassati, l'avete sentito. Metti questo centro. Sono fuori dal tunnel. Più basso. Del divertimento. Ora ti vedo. Sono fuori dal tunnel. Farà un blocco mal di divertimento. Si stanno parlando con il giochino. Non è giusto. Alicia più bassa. In casa mi annoio. Ora ti vedi. Ora mi vedi. Sei il grande fratello. Omino verde. Sì. Sei un omino verde. Forza più bassa. Non vuole partecipare al gioco. Partecipa alla... Ho fame, ho sete, voglio chiamare a qui. Forse non vuole partecipare al vlog stasera. Oggi si è fatta una bella passeggiata blombosa. Comunque è bellissimo sto coso. Sta Marianne, è meraviglioso. Ok. Il mio amico ha deciso che vuole pariare con la telecamera. Vabbè. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Oui. Bravo Marco, bravissimo. Benvenuti. Marco fa prima. Salve ragazzi, salutate il vlog, l'ultima serata della vacanza. Noi qui siamo sempre a festeggiare. Abbiamo fatto una vacanza ragazzi di alcol, mangiata, un po' di cultura. Abbiamo mangiato come i porcellini d'India. Abbiamo fatto mare sul Gargano, il meglio, mare sul Gargano, okay. Cultura a Canosa. Pappa a Canosa. Mangiare, pappa a volontà. Bene. C'è della cultura in questa porchetta. Ragazzi, io ho una pancia che voi non avete idea. Ho dovuto mettere il cardigan per far vedere. C'ho la pancia. Non mi entra il pantaloncino. E
venite a casa di Puglia. Femmine panza, femmine grigia. Sì, sì. Questa cosa è il nello che dice questo per la pubblicità canusina. Vai. Venite a Canusa, città di principi, vescovi, di ubriaconi, imperatori. Ah, e l'imperatore non è ubriaconi. E informatici, come il sottoscritto, che poi vanno via perché non c'è un cazzo qui, però. Shhh, non si dice, questo va su YouTube, mi bannano il canale. Non c'è un'arciderbolina di nulla, di informatici.